lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie.